È sicuramente un unicum, nel senso che è la prima volta, di questo ne sono certo, che una struttura che è destinata al commercio, ad attività completamente diverse rispetto a quelle di una mostra e di attività culturali come questa che state vedendo, per la prima volta appunto vengono ospitate in spazi di questa destinazione. Quindi è veramente una cosa sfidante, così l'ho definita, no? Anche un po' nella prefazione a questo tipo di mostra. L'Estremo Oriente incontra la Toscana. Fino al 3 maggio 2020 l'esercito di terracotta cinese, 34 esemplari copie fedeli del prezioso esercito che si trova in Cina, saranno esposte al Valdichiana Outlet Village. China Legends è il titolo della mostra patrocinata da Comune di Foiano e Regione Toscana, che fa incontrare un luogo non casuale, un simbolo della modernità e la leggenda di una delle meraviglie dell'umanità, insieme per la prima volta. Questo confronto tra culture, quella antichissima cinese e la nostra, e perché no, siccome siamo nella terra degli Etruschi, viene anche il parallelo, il confronto tra queste due civilissime realtà. Credo molto diverse, perché gli Etruschi sono ricordati come un popolo molto pacifico, molto laborioso. Qui abbiamo la presenza di questi guerrieri, ma anche questo, come dire, è un elemento di confronto e di stimolo in più. Il fatto che avvenga qui dimostra come la cultura si può veramente fare e respirare e promuovere in ogni luogo. Questo è il luogo del commercio, è il luogo dello scambio, è il luogo dell'incontro, della contaminazione. Il fatto che questo possa avvenire anche tra culture credo che sia veramente un'idea molto innovativa, e credo che sia un'idea che va sostenuta e premiata, e questo con il patrocinio la Regione ha inteso fare. Scoperto nel 1974, l'esercito di terracotta del primo imperatore della Cina è uno dei più straordinari ritrovamenti archeologici del secolo scorso. Ogni guerriero e pezzo in mostra a Foiano non è quello originale, secondo la legge cinese, e non possono lasciare il territorio nazionale, ma si tratta di un'esatta riproduzione creata da artigiani del Museo Nazionale di Pechino, seguendo antiche tecniche di fabbricazione. C'è da fare una differenza, perché è possibile, quasi sicuramente c'è un po' di confusione, nel senso, perché spesso e volentieri leggiamo copie. Allora, le copie sono... permettetemi il ma per un proprio per motivi di lingua, sono come fossero dei gadget giganti, ok? Le riproduzioni sono invece quelle certificate dalle autorità competenti cinesi. Queste sono le riproduzioni certificate dalle autorità competenti cinesi e si muovono raramente, perché normalmente vengono esposte le copie, che hanno un valore eccezionale. Diciamo che il valore aggiunto di una mostra come questa è data dal fatto che abbiamo l'autorizzazione, naturalmente, dalle autorità cinesi, e che queste riproduzioni certificate sono di circa 60 anni fa e non si muovevano dal sito della Cina, dal sito naturalmente archeologico da dove provengono, da almeno 30 anni.